cose, di quello che ho fatto io, quello saputo che cosa è successo con la frutta. Prima di tutto sono andato a vedere che cosa era successo. Era un disastro, no? Si vedeva subito, la notte stessa, perché io ho visto una frana simile in un paese di un amico mio nella provincia di Avellino. Quel tipo di spaccature porta una frana di dimensioni enormi. E oggi stiamo parlando di frana, ma io subito la prima cosa che ho fatto era quella di documentarmi, che è la fase che deve fare qualsiasi cittadino prima di parlare o dire qualsiasi altra cosa. Anche un esperto deve documentarsi. E la prima cosa da fare è dire questa alla cittadinanza, che tutte quelle istituzioni o cittadini che dicono qualcosa di diverso, che la frana si sta fermando o la frana sta rallentando, di non ascoltarlo. Questo ce lo deve dire un esperto, ce lo deve certificare. E se un esperto si permette di dire che una frana del genere e sta in fase finale, è un bugiardo. E se un sindaco si permette di dire un'altra volta che dobbiamo pregare invece di fare qualcosa, lo dobbiamo inchiodare alle sue responsabilità. Questo significa che ogni cittadino lo può fare. Vi dirò io che cosa farò domani, anzi stasera, scriverò al prefetto, cosa che doveva fare la minoranza anche e non ha fatto, e gli dirò che voglio sapere a Roscigno che cosa sta succedendo, se devo credere al sindaco che devo pregare o devo credere alla natura che ci sta avvisando che sta per succedere qualcosa di molto grave. E questo lo farò in prima persona, non aspetterò né comitati né membri di minoranza né consiglieri di maggioranza che dicono che fanno per noi da Milano, da Roma, dal Cilento Nord o dal Cilento Sud, perché i danni ce l'ha la popolazione. Io personalmente non ho avuto danni, però io sono tornato a Salerno e non ce l'ho fatta a rimanere, sono tornato qua perché mi aspettavo un'unità di crisi e volevo mettermi a disposizione della protezione civile per fare il turno di notte. Non ho trovato nessuno, e questo è grave, perché chi perde qualcosa in questo paese, come ha perso il dottore la casa, perché tutti pensavano era solo la casa del dottore, qua è in gioco invece il paese, perché se un paese si sposta ogni 150 anni c'è una ragione. E se questo lo sottovalutiamo, che ognuno di noi è a rischio la propria abitazione, si vede che non abbiamo capito niente, niente, perché il sindaco può stare anche a Salerno, ma la minoranza si deve organizzare qua per fare il presidio al posto del sindaco. E come facciamo a fare il presidio? Il presidio ci mettiamo tutti e facciamo i turni e andiamo a sorvegliare. Se i vigili non vigilano, dobbiamo vigilare noi e dobbiamo comunicare al prefetto, non al sindaco, che è l'organo superiore, che cosa sta succedendo, perché ci sono frani sopra il campo sportivo e li stiamo sottovalutando. Questa è la preparazione di una grossa frana. I vasi d'acqua che si stanno formando possono portare a colate verso sud del paese, e c'è la popolazione che ancora raccoglie le olive là. Noi siamo stati fortunati che non ci è scappato il morto, ma questo non significa che in futuro non ci scapperà un morto se continua così la disinformazione. Ci sono degli operai che stanno lavorando sulla frana o sulle fratture della frana e devono essere avvisati che corrono un rischio enorme. Questo non sta facendo nessuno, nessuno. Quello che voglio dire è un'altra cosa. Voglio capire la minoranza o la maggioranza che cosa farà domani dopo questa riunione qua, perché sennò ci perdiamo in chiacchiere. Chi informerà il prefetto che abbiamo un sindaco che sta sottovalutando una frana? Chi? Io. Armando, chi? Io. Maria Luisa, chi? L'abbiamo suggerito già ai cittadini. No, suggerite, scrive, avete scritto, no, scritto al prefetto. E che ha risposto il prefetto? Ha mandato il telegramma, l'ha mandato al sindaco per i provvedimenti di competenza. No, poi un'altra cosa che voglio dire, qua bisogna ritrovare, se vogliamo fare qualcosa pure per successivamente per avere dei finanziamenti, dobbiamo trovare un'idea fondamentale in questa parte del Cilento e a Roscigno. L'idea di tornare ad essere comunità. Tutti insieme siamo vincenti, divisi in gruppetti non facciamo niente. Ma noi questo... E non dico minoranza o maggioranza, perché voi litigate sempre. Che c'è? Non c'è. Anche in questo momento stai litigando. Cosa. Con chi? Con te, scusa. Io dico semplicemente una cosa, se siamo uniti siamo vincenti.
Questo è il sindaco che ha votato la popolazione, questo è il sindaco che ci teniamo fino alla fine del mandato. Lo dobbiamo inchiodare alle sue responsabilità. Non c'è l'unità di crisi. Chi ha scritto che a Roscigno non c'è l'unità di crisi? Nessuno. Sì, noi abbiamo nessuno. Ho dovuto scrivere io sul Mattino che era assente l'unità di crisi. Cioè viene la Protezione Civile Nazionale, un vice sindaco che annuncia alla popolazione che c'è un disastro in atto e poi non si instaura l'unità di crisi. Io oggi non so se c'è una frattura a nord del paese o a sud del paese, dove devo scappare. Io non so dov'è il piano di protezione civile, e queste sono mancanze che non è che dipendono dalla minoranza o dalla maggioranza, dipende da tutti quanti noi. Se io non facevo uscire l'articolo sul Mattino, non andavamo nemmeno alla ribalta nazionale insieme a Catiuscio che ha fatto dei comunicati. Se noi non capiamo che tutti i giorni deve uscire un comunicato, successivamente non avremo nemmeno diritto ai finanziamenti, perché dicono a Roscigno la situazione è migliorata. Qua non è migliorato proprio niente, sta peggiorando giorno per giorno. Una frana del genere che cammina con quel tipo di velocità nel sud, al sud del paese, è una frana preparatoria a qualcosa di più grande. Il drenaggio delle acque, oggi non sappiamo se lo stanno facendo bene o male. Il sindaco non ci ha informato che provvedimenti ha preso. Il sindaco si fa vedere sporadicamente ogni tanto quando c'è la televisione, ma qua la popolazione deve essere informata giorno per giorno. Io voglio chiedere anche a voi, l'avete invitata a questo tipo di riunione il sindaco, sì o no? L'ho invitato per mercoledì e non ci ha dato. Il vice sindaco l'avete invitato? Sì, l'ho invitato io e non è possibile che non è presente in questa sala. Se è stato invitato non è possibile, perché la popolazione deve essere a conoscenza di tutto. E soprattutto in questo momento che si vedono le comunità. Quando Don Nicola parla che a Roscigno è assente la comunità, ci ha dato una regola morale che non ha seguito nessuno e che non sta seguendo nessuno. Io posso anche avere il peggiore dei miei nemici a fianco mio, ma se abbiamo lo stesso danno e giochiamo lo stesso gioco e possiamo perdere tutti, dobbiamo stare insieme. Quindi la prima cosa da fare, lui non viene il sindaco a Roscigno, ogni volta convocare un consiglio comunale per farlo venire e fargli capire che deve stare sul territorio, perché la casa in questi momenti, la casa che tiene giù dal paese, gli serve per venire a dormire insieme alla popolazione e a passare soprattutto gli stessi pericoli che ci possono essere. Devi cominciare a scrivere anche tu al sindaco per invitarti a fare queste cose. L'ho scritto già io quando mando al Mattino, quando mando al mattino va a finire sulla tavola del prefetto il Mattino, va a finire sulla tavola del presidente della provincia. Caro me, caro dottore, io sono un cittadino in questo momento. Perché lei non sta sentendo quello che dice. Io sono un cittadino in questo momento. Voi siete le istituzioni. Se un sindaco non funziona, perché non funziona né minoranza né maggioranza, facciamole funzionare. Peppe, e allora, proposte immediatamente, istituire un'unità di crisi immediatamente, e mi offro fin da ora a fare i turni io. Quindi ognuno di voi che si offre a fare i turni, andiamo a vedere che cos'è la cosa che sta succedendo con la frana e tutto il resto. Io ho aperto un gruppo su Facebook, non l'ho aperto per perdere tempo, per documentare la popolazione di Roscigno presente e anche quelli che stanno fuori, che molte volte loro ci tengono più di noi a sapere l'informazione perché stanno lontani e non possono vedere la situazione qual è. Quindi a me mi puoi addossare qualsiasi tipo di responsabilità, ma non certamente che non sto facendo. Hai capito che, caro Peppe? Io voglio sapere tu da domani che cosa farai come amministratore. Io sono a fianco tuo, come sono a fianco della maggioranza e della minoranza, di tutti, perché dobbiamo essere comunità. Allora, caro Vito, tutto ciò che ti ho sentito da domani, per conoscenza, va in via anche a te. Qualsiasi tipo di proposta. No, la devi rendere pubblica alla popolazione. La rendo pubblica a te. E poi no, a me, alla popolazione, perché io non sono nessuno. Ma Facebook che puoi comunicare in questo modo? Comunque, però. Allora, quelle cose che bisogna fare immediatamente sono queste. Le proposte, scusa, la proposta. Maria, la proposta, c'è già una proposta. È questa la proposta che faccio io. Voglio sapere, segniamo. Domani lo voglio invitare qua e voglio sapere da lui che cosa sta succedendo.
cioè, quando finiamo sta riunione stasera ce ne andiamo tutti a casa senza aver concluso niente. Bravo, allora a proposito, bravo. Mettiamolo per iscrivere sotto piano. Allora, prima di tutto, un consiglio comunale straordinario immediato. No, aspettare un po'. Per discutere sulle problematiche della frana attuali e soprattutto sul piano di protezione civile per salvaguardare la popolazione. Non aspettare al 28. No. Come diceva giustamente il giorno. No, istituire un'unità di crisi. Chiedere l'istituzione immediata di un'unità di crisi al comune e al responsabile della protezione civile. Abbiamo già chiesto per iscritto il COC dove era ubicato in modalità operativa e non c'è stato risposta. Da mandare anche al prefetto. Tutto per conoscenza. Tutto per conoscenza, se non politico non è arrivato. Poi, un'altra cosa da fare. E chiedere immediatamente, se è possibile, al prefetto e alle altre istituzioni le fotografie satellitari della zona degli ultimi 15 giorni per vedere il tipo di movimento della frana. Quello della frana è come successivamente in corso. Antecedente la frana. Poi ci facciamo vedere. Questo si può fare immediatamente. Da quando parlava di posti al governo? A chi? Ma siamo ancora nella fase critica. Poi chiedere di informare tutti i contadini che hanno i terreni sotto la frana sulla pericolosità o meno della frana stessa. Per i problemi economici che hanno i terreni che sono dall'altra parte del molinello, che non possono essere per i contadini. Che problemi economici? Vedere se vi è la possibilità di studiare una strada alternativa per far giungere i contadini. Chiedere pure proprio questo per dare pure un appoggio paese, agli agricoltori. Vogliamo sapere il paese. Questa è la cosa. Se viene monitorato. Chiedere il monitoraggio del paese, a che punto è la frana nei confronti del paese. E queste sono le mie proposte.